Faber Italia SRL continua a riservare grandissime sorprese a Venditalia. La scorsa edizione tanti colori, tante bellissime macchine esposte nello stand. Quest'anno, beh, quest'anno ti sei superato, Alfonso. Buongiorno. Salve, ciao Fabio, buongiorno e buongiorno a tutti. Ci siamo superati? Credo proprio di sì, perché innanzitutto vorrei esprimere il mio orgoglio e la soddisfazione di essere presenti anche quest'anno al Venditalia, in questa speciale edizione, perché il lavoro fatto in questi ultimi mesi ci ha consentito di voler passare ad ulteriori idee, ad ulteriori possibilità di innovazione, e quindi chiaramente è un orgoglio. E l'orgoglio è anche quello di aver visto negli occhi delle persone che passavano nel nostro stand e di tutti i visitatori la soddisfazione di trovare finalmente qualcosa di nuovo, che erano le nostre nuove collezioni, la collezione Rock and Color e la collezione Diabolik. La soddisfazione di vedere che ci sono stati visitatori che si sono fotografati accanto alle macchine, che le hanno volute fotografare e che ci hanno detto finalmente qualcosa di nuovo nel settore delle macchine a cialde. Questa per noi è una grande, grandissima soddisfazione. Le macchine Faber Italia iniziano a essere degli oggetti da collezione, come quella che abbiamo alla mia destra. Questa qui è una tentazione per Diabolik. Sì, lo è sicuramente. Volevamo proteggerla in qualche modo con una teca, con dei sensori. Poi abbiamo visto che l'interesse era tanto e quindi abbiamo reso pubblica anche la possibilità di toccarla. È una macchina un po' particolare, una versione gold, una versione specifica e chiaramente producibile, riproducibile solo a richiesta. È una macchina molto interessante, chiaramente il gruppo di erogazione è quello che ci rende particolarmente orgogliosi e da lì è nata l'idea di rendere d'oro il nostro modo di fare il caffè. Io direi, ma non finisce qui, perché poi alla tua destra abbiamo un'altra macchina con integrate sul lato destro una presa USB dove si può caricare uno smartphone e una presa supplementare per l'energia elettrica per la rete. Lo so, è un prototipo. No, ma diciamo che è una particolarità che è nata per un gusto di realizzare una nostra idea, ma non ci interessava l'esito finale, perché era meno che un prototipo, forse era un'idea. Invece ci è stato utilissimo in questa occasione, perché noterai un po' di caldo c'è, siamo riusciti ad agganciare alla macchina da caffè che amo in esposizione per l'erogazione un mini ventilatore, che è uno degli elettrodomestici che possiamo collegare attraverso la presa USB o la presa di corrente. Tra l'altro mi si è scaricato il cellulare e anziché andare a trovare ciabatte e ciabattine sono riuscito a ricaricarlo direttamente dalla macchina da caffè. Abbiamo avuto un'ulteriore conferma che le nostre idee, se poi sviluppate, possono essere di successo. Utili, anzitutto utili, e quando una cosa diventa utile e anche bella, diventa un'idea di successo. Ricordati che lo scorso anno io vidi questa macchina con l'immagine di Diabolik, tu dicessi, ma sì, è una cosa, è un tentativo di mostrare che si può anche personalizzare la macchina, e un anno dopo ci ritroviamo con una Golden Collection dedicata proprio a Diabolik, a Eva Kent, firmata da Astorina e con il beneplacito della casa madre, oltre anche alla possibilità di una edizione limitata con una certificazione in autenticità data direttamente dalla storia. È un'idea. La particolarità nostra è quella che abbiamo delle idee. Su queste idee magari mi ci applico un attimino di più lavorandoci molte ore al giorno e spesso anche la notte, ma le idee poi devono essere trasformate in prodotto. Abbiamo inserito all'interno dell'azienda stessa uno staff di grafici, ma più che grafici sono dei veri e propri sviluppatori di idee. Le mettono su carta, le perfezionano e poi le prototipano. E da questo, devo dire la verità, abbiamo avuto sempre e comunque dei grossi successi. Magari dopo ti specificheremo anche meglio come. Alfonso, io mi sento un po' perso, non lo nascondo, ripeto, lo scorso anno abbiamo visto un po' di macchine tutte colorate, però insomma erano dei prototipi, c'erano degli esempi e così via. Quest'anno mi ritrovo con 50 modelli da una parte, la macchina di Diabolik alle mie spalle, il prototipo in oro al centro, alla destra altre macchine ancora, quella con la presa USB e ancora poi la Compact, la grande novità a capsule. Beh, insomma,
sono un po' a disagio perché non sono abituato a presentare tante cose tutte insieme. Diciamo che più che il disagio è proprio il non essere abituati. Non essere abituati perché magari il settore si è fossilizzato su delle immagini di macchine da caffè che servivano solo ed esclusivamente a fare il caffè. Le nostre macchine servono anche a fare il caffè. Questo, devo dire il vero, si è raggiunto grazie anche alla grande collaborazione dei fornitori che da piccoli artigiani che erano sono cresciuti insieme a noi e molti di questi oggi impegnano personale che significa famiglia, che significa Made in Italy, che significa andare avanti. E oltre ai nostri fornitori ci sono stati molto vicino i nostri clienti, la clientela fidelizzata, anche i clienti nuovi che ci hanno supportato, magari in qualche idea che poteva sembrare anche al di là del semplice, del normale, magari fantasiosa, però ci hanno supportato e grazie anche a una forza vendita che nel classico la forza vendita vorrebbe andare sul velluto, quindi vendere quello che facilmente si riesce a vendere. I nostri responsabili commerciali sono riusciti a credere nelle idee, a venire insieme a noi e sono riusciti ad aprire dei mercati diversi, mercati che fino ad oggi probabilmente non esistevano. La macchina da caffè è un oggetto d'arredo e questa collezione lo dimostra, ma di questa collezione vorrei che ne parlassero gli artefici direttamente che l'hanno resa possibile. Sì, è vero, con un'idea iniziale aziendale, ma l'hanno resa possibile loro. Bene Alfonso, e così allora noi abbandoniamo te per parlare con Fabio Tedi per cercare di farci spiegare intanto come è nato il progetto delle 50 foderine, skin, copertine, come le chiamiamo? Cover semplicemente. E andiamo quindi a salutare te, saluta pure gli amici di Veneto TV. Grazie a tutti quanti, vi saluto e vi aspetto all'osta perché sicuramente ci saremo. Ci sta. Assoluta. Al solo, io lo sapevo, ci saremo anche noi naturalmente a documentarle. Seguiteci nel frattempo amici, perché a questo punto passiamo da quest'altra parte dello stand dove incontriamo per la prima volta al suo esordio televisivo su venintv.it Fabio Tedi. Fabio, buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno. Presentati pure, nome e cognome l'abbiamo detto, azienda, funzione, e illustraci un attimo quello che è il progetto Rock and Color. Rock and Color. Ok, ciao a tutti innanzitutto di amici di Vending News, Fabio Tedi, mi occupo praticamente della comunicazione e del marketing di Faber Italia. Anticipo innanzitutto che ho le palpitazioni in questo momento per l'euforia che ho in presentare questo progetto che ci abbiamo lavorato per almeno 5 mesi ininterrottamente. Il progetto Rock and Color è un'idea nata da un'esigenza di adattare bene o male un prodotto di uso così quotidiano, di consumo e facilmente trovabile ovunque come una macchina da caffè, adattarla ad un concetto di design. Non è solo più un oggetto di utilizzo ma piuttosto un arredamento della casa, un oggetto di design possibile personalizzarlo in qualsiasi tipo di ambient, di colorazione. Rock and Color è nato da un desiderio di libertà, di esprimere la propria creatività non solo sulle macchine comunque da caffè ma anche proprio nel pensiero di vita. Noi stiamo cercando di dare un'impressione molto colorata del design delle macchine in quanto sono solide. Mi hanno presentato il progetto Faber descrivendolo come ok, dobbiamo occuparci della comunicazione e spingere bene questo prodotto che funzionava da solo, aveva un gruppo di erogazione perfetto, non c'era niente più da migliorare. Cosa ne possiamo fare? Dobbiamo far sì che questa macchina sia presente ovunque, sia presente non solo nel settore Horeca che finora ci siamo occupati, ma anche nel settore domestico, nel settore nel salone del design addirittura vogliamo puntare. Infatti creando poi quella collaborazione con Astorina di Diabolik, questo ci ha lanciato, ci ha aperto le porte per tanti altri mondi. È incredibile quante proposte e offerte ci sono arrivate dopo questa collaborazione, da grandi case di costruzioni che non faccio nomi, altre produttrici di agende e cose varie. È molto bello, questo è soddisfacente perché la macchina piace e stiamo cercando di puntare a farla diventare un cult, nel senso presente in qualsiasi tipo di ufficio, come stavamo dicendo, domestico, anche da collezione alla fin fine può finire una macchina del genere. È solida, è compatta, funziona, è una macchina che può durare a vita. Meglio ancora se è ancora più bella, voglio dire, viene presentata nel massimo della sua esteticità.
C'è da dire poi inoltre che le linee Art, Colors, Flower, Ethnic, Oriental, Industrial, Morning Coffee, Romantic, Vantage, Wood e infine la collezione Diabolic fanno di questa Rock and Color una collezione assolutamente unica sul mercato. Assolutamente unica, sì, queste sono state anche le parole di tantissimi visitatori che sono arrivati qui in fiera, che praticamente affascinati davanti a una parete costruita di 50 design diversi, studiati comunque in base alle tendenze di mercato e non del momento, nel senso le 10 linee sono state studiate un po' per accontentare tutti. Qualcuno ci può dire sono un po' troppe, bene, perché comunque accontentiamo realmente tutti, dalla linea industrial che può servire per uffici, magazzini, alla linea di decoro per la casa, alla linea per collezionisti. Sono 10 serie da 5 modelli ognuna, che rappresentano un po' quello che al momento sono i trend dell'immagine, dei concept di visivi che appartengono a tutt'altro settore piuttosto che quello dell'oreca, anche se da come abbiamo capito, soprattutto per i clienti esteri che sono stati appassionatissimi di questa idea, anche qui in Italia è nato il gestore che vuole creare una sua personalizzazione usando comunque le basi che abbiamo già creato. La collezione così è completa, andremo avanti a spingere questo, anche questa filosofia che è rock and color, tra il quale ci metto anche un rock and color, perché è libertà, nel senso dà anche un'idea di completare il proprio arredamento con l'unico oggetto che ancora sinora non era possibile adattare. Infatti il problema di tutti era ok, ho un bellissimo arredamento, la macchina è basilare, la adattiamo anche a questo concetto, nel senso a questo arredamento. Fabio, grazie, anche tu sei stato assolutamente perfetto per i tempi televisivi. Noi ci fermiamo qui allo stand della Faber Italia, siamo attorniati e circondati da numerosissimi modelli, da quelli di Rock and Color a quelli di Diabolic, alle più tradizionali macchine che ormai rappresentano il vostro cavallo di battaglia, oltre alla Compact, la nuova Faber a capsule che avete presentato proprio nel corso di questa manifestazione. Sì, Compact è la nuova macchina a capsule, completamente terminata nel gruppo di erogazione, in modo da far sì che sia identica a quel risultato che dà in tazza la macchina, la slot, la macchina in cialde. Fra pochissimi giorni saremo anche pronti con la produzione, la stessa macchina sarà disponibile in tantissime personalizzazioni, ancora più funky direi, con cover, cioè smontabile al momento, nel senso si possono intercambiare le varie colorazioni e personalizzazioni con magneti, quindi diventa anche più semplice rispetto alla carrozzeria. La capsula era una sfida di mio padre, dobbiamo dire, praticamente, che dalla mattina alla sera studia gruppi di erogazione in modo da farli perfetti. In più abbiamo lavorato con un team fantastico, si potrebbe dire, da chiunque, dagli agenti che credono tantissimo in questo progetto, quindi vendono qualcosa in cui realmente credono, della funzionalità, dal settore grafico, dal settore di marketing. È un bel lavoro, a un certo punto diventa così appassionante che ogni cosa è una nuova sfida. Compact, la macchina in capsule, è la nuova sfida di Faber di quest'anno. Fabio, grazie davvero. Amici, noi avremo modo di presentare ulteriormente le novità di Faber Italia al prossimo host, alla prossima manifestazione dal 23 al 27 ottobre 2015, proprio per andare a raccontarvi tutto ciò che nel frattempo sarà successo nel corso dei precedenti 5 mesi. E poi per dire quale altra novità andrete a presentare lì a Ostia. Fabio Russo per VenninTV.it insieme a Fabio Teti qui allo stand Faber Italia in questa special edition di Venditalia 2015. Ciao a tutti e grazie a te Fabio.